Do il benvenuto ai presenti, alle istituzioni presenti, ai relatori che ringrazio per essere intervenuti. L'incontro di oggi, diciamo, ci vede qui riuniti, riguarda un tema ormai assai caldo, che è quello della fusione dei comuni, in particolare il tema della fusione dei comuni della Provincia Salentina, dei nuovi comuni. Comuni che, qualora dovessero essere fusi, vorrebbero dar vita ad un nuovo comune di grandi dimensioni, circa 45.000 abitanti. L'idea della fusione non è un'idea nuova, in realtà si parla di fusione costantemente, non soltanto qui da noi, in provincia di Reggio, ma il tema della fusione è oggetto di dibattiti anche in tutta Italia. È disciplinato l'istituto della fusione dall'articolo 15 del TUEL, che vede la possibilità per più comuni di piccole dimensioni di potersi unire e quindi fondere e dar vita ad un unico comune. Nella nostra regione c'è una legge apposita che disciplina la fusione, della legge numero 34 del 2014, che disciplina proprio l'istituto della fusione all'articolo 6. Perché sarebbe opportuno che i comuni si fondessero? Soprattutto per un punto di vista di vantaggi di natura economica, di natura finanziaria. Sappiamo tutti che i piccoli comuni oggi stentano, fanno fatica a poter soddisfare le esigenze dei propri cittadini, della collettività, carenza di personale, carenza di anche contributi dal punto di vista sia di natura statale che di natura regionale. Qualora però i comuni decidessero di fondersi e quindi dar vita ad un nuovo comune, molti degli svantaggi a cui vanno incontro quotidianamente verrebbero meno, perché lo Stato incentiva cospicuamente da un punto di vista finanziario, oltre che legislativo, l'ipotesi della fusione. Tant'è vero che il legislatore è propenso e sempre più voglioso di incentivare l'utilizzo di questo strumento, prevedendo infatti a favore dei comuni che si fondono contributi di natura statale per ben 15 anni della fusione. Contributi che si vanno a sommare a quelli ordinari e ai quali vanno poi aggiunti i contributi regionali che la Regione Puglia prevede per quanto riguarda la Regione Puglia appunto. Quindi perché siamo qui? Siamo qui per mettere in evidenza eventuali contro se ci sono, ma le varie potenzialità e quindi tutti gli elementi a favore che possono riguardare l'ipotesi della fusione dei comuni della Grecia Salentina. E l'incontro di oggi si inserisce proprio una serie di principi anche democratici, che sono quelli che vedono la partecipazione democratica come elemento fondamentale anche nel momento nel quale si intende utilizzare lo strumento della fusione, tanto è vero che il legislatore, proprio nel momento nel quale disciplina l'istituto della fusione, parla espressamente di sentite le popolazioni interessate. Come si sentono le popolazioni interessate nel momento nel quale si intende dar vita a un procedimento di fusione? Vengono sentite mediante il referendum consultivo. Sicuramente poi su questi aspetti ci saranno altri relatori che andranno a soffermarsi, io faccio semplicemente un'introduzione e poi passo la parola agli altri intervenuti. Quindi il dibattito di oggi, ma cui seguiranno ulteriori dibattiti, serve proprio per mettere al corrente la cittadinanza e le cittadinanze di quali sono e possono essere i vantaggi del procedimento di fusione e quindi della fusione in sé. Ripeto, rientrando tutto questo procedimento nel principio di partecipazione democratica a cui il legislatore tiene molto. In Puglia ad oggi si è data vita soltanto ad una forma di fusione, che è quella che si è avuta nel 2019 con i comuni di Presitta e Acquarica. In Italia, soprattutto al nord, sono numerose le ipotesi di fusione. Ad esempio la città di Pescara nel 2027 diventerà la grande Pescara a seguito quindi del procedimento di fusione. La fusione è sempre più considerata come uno strumento che consente soprattutto per le piccole comunità locali, quali quelle dei comuni della Grecia Salentina,
di superare il sottodimensionamento degli enti locali. E quindi la fusione è da considerarsi come uno strumento a disposizione soprattutto dei piccoli comuni per andare a ridefinire le proprie identità in un ambito territoriale più ampio, all'interno del quale riuscire anche a rendere più sostenibili i servizi che devono essere resi alla popolazione, ma rendere più sostenibili anche i servizi da rendere all'impresa. Ed è per tale ragione che sarebbe auspicabile che i comuni della Grecia Salentina si fondessero fra loro, atteso che si tratta di realtà con popolazione che non supera quasi mai 5.000 abitanti, a parte il caso del comune di Martano, il comune di Calimera, che hanno un po' più di abitanti, però per il resto si tratta comunque di piccole realtà locali. E quindi se i comuni della Grecia Salentina decidessero di fondersi fra loro, potrebbero realizzare delle economie di scala notevoli, ricevendo contributi, ripeto, sia dal governo statale che dal governo regionale. E l'incontro di oggi serve proprio a questo, serve a mettere in evidenza, grazie agli interventi dei relatori, quali sono i vantaggi che si potrebbero realizzare nel momento nel quale i comuni della Grecia Salentina, i 9 comuni, decidessero di fondersi. Cedo pertanto la parola per i saluti istituzionali al sindaco di Calimera, che ringrazio per essere presente, l'ingegnere Gianluca Tommasi, e poi seguiranno l'intervento, un saluto del presidente del Consiglio dell'Unione della Grecia Salentina, avvocato Greco, e poi passerei la parola al procuratore generale della Repubblica, dottor Antonio Maruccia, che ringrazio sentitamente per la presenza, anche il cittadino di uno dei comuni della Grecia Salentina, per poi passare la parola ai vari relatori seguendo la scaletta degli interventi predisposta. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti qui a Calimera. Buonasera a tutte le persone che oggi sono qui con noi, che ci tengono a questo convegno, perché organizzare un convegno dal titolo Un territorio in cammino, che avrà il progetto la fusione dei nuovi comuni della Grecia Salentina, è una cosa impegnativa, è una cosa importante ed è bene che se ne parli. Riteniamo che ogni iniziativa, che ogni nuova proposta che riguarda l'assetto amministrativo ed economico del nostro territorio meriti di essere validata ed analizzata a fondo. Proprio per questo motivo gli incontri come quello di questa sera possono essere utili per la crescita delle nostre comunità attraverso il confronto e la dialettica pubblica. Tutti sappiamo che l'anima, il motore di questa importante iniziativa è il professor Luciano Sergio, già sindaco di Martignano, che insieme al dottor Sandro Frisullo, già sindaco di Castignano dei Greci, e la professoressa Ada Fiore, già sindaco di Corigliano, che la vedo qui, porteranno la loro decennale esperienza amministrativa per alimentare il dibattito al servizio di tutti noi che siamo qua. Come ogni nuova iniziativa sicuramente può prevedere vantaggi e svantaggi. Riteniamo comunque che sia utile che la cittadinanza sia al corrente degli effetti che potrà avere una tale iniziativa nei confronti delle nostre comunità, e proprio per questo ritengo che sia un bene parlarne. Quindi auguro un buon lavoro al comitato promotore di questa iniziativa. Grazie. Prego la parola all'avvocato Greco. Grazie. Buonasera a tutti i presenti, un saluto alle istituzioni. Io non mi addentro nel merito del tema, perché senz'altro ci sono gli illustri relatori che nel dettaglio entreranno nel vivo e nei grandi dettagli della materia stessa. Io mi limito semplicemente a porre all'attenzione con una riflessione mia che esorto a fare vostra. Nel momento in cui si parla di fusione di comuni, si deve ragionare in stretta correlazione al concetto di responsabilità. Responsabilità politica e amministrativa, nel senso che bisogna parlarne, bisogna studiare a fondo, e ringrazio il comitato proprio per il lavoro che sta facendo sul tema, per capire effettivamente, qualora ci fossero le possibilità, di andare in quella direzione, perché ogni innovazione, ogni novità spaventa sempre, però bisogna essere anche visionari, e la funzione politica degli amministratori è quella di guardare oltre e di scommettere.
È chiaro che in questo caso non si sta decidendo se aprire una strada o fare un ponte. Abbiamo anche la fortuna di avere illustri tecnici che porteranno dei comuni a fare una scelta consapevole, basata su studi di un certo spessore, e pertanto quello che a nome del Consiglio della Regione Salentina, che ho l'onere e l'onore di rappresentare, non posso dire altro che grazie, e confrontarsi non fa altro che crescere sia personalmente che ovviamente a livello di comunità e collettività. Grazie. Do la parola al procuratore generale, dottor Antonio Marucci. Buonasera a tutti. La mia è solo, ringrazio il professore Luigino Greco e gli organizzatori per avermi invitato a questo incontro. La mia è solo una testimonianza di affetto per questa terra, per le persone che, per la comunità che la abita, una testimonianza di affetto forte, di condivisione anche di questa iniziativa, perché sono assolutamente consapevole delle opportunità che questa iniziativa può portare. E quindi accennava prima la professoressa Sara sui profili di interesse che sul piano amministrativo la fusione può determinare, e la serietà, diciamo, e l'esperienza portano molto interessato ad ascoltare gli interventi dei relatori per comprendere ancora di più gli aspetti che saranno messi in luce per illustrare le prospettive di vantaggio che questa scelta amministrativa può comportare. Una scelta che ha una sua valenza, è già stato detto, dal punto di vista amministrativo, ma che ha una sua valenza dal punto di vista economico. Ma noi, rispetto a questi vantaggi, che in qualche modo io conosco in modo del tutto superficiale, non è la mia materia, questi vantaggi, che sono vantaggi di diverso genere e che sono praticati e conseguiti concretamente in altre realtà del nostro territorio nazionale, noi abbiamo una ulteriore ragione fondamentale che deve spingerci su questa strada, laddove ovviamente il percorso possa essere proseguito. Ed è una ragione straordinaria, fondamentale, identitaria, la lingua grica, quel patrimonio che unisce tutti i comuni della Grecia Salentina. Io quindi credo che la formazione di un ente esponenziale dell'intera Grecia Salentina, con una forza amministrativa e politica anche corrispondente alle dimensioni della nuova entità, possa essere un fattore di promozione e di crescita del territorio, di promozione e di crescita delle sue istituzioni, di crescita, lo diceva prima Sara, anche di carattere economico. Se facciamo un parallelo tra quello che la unione dei comuni della Grecia Salentina ha realizzato in questi anni e come la nostra identità sia stata proiettata a livello nazionale, a livello internazionale, grazie proprio alla lingua che ci unisce, potrei continuare a parlare in greco, questa, diciamo, pensiamo a come possa essere esaltato i ritorni, come possono essere esaltati i ritorni positivi, laddove appunto questo fattore identitario che ci unisce tutti e che dovrà essere la ragione anche per superare comprensibili resistenze che ciascun comune, ciascun municipio potrà opporre
e sarà interessante il prosieguo, io credo che il Comitato promuoverà degli incontri anche per sentire le opinioni diverse. Io credo che sia questa iniziativa sia molto seria, perché noi abbiamo una ragione in più rispetto a tutto il resto delle esperienze che in questa materia, in questo settore si sono realizzate, se sbaglio il professore Virginio Sergio mi correggerà, perché abbiamo questo elemento identitario della lingua, questo elemento identitario di una cultura che in qualche modo ci accomuna tutti e che al di là delle manifestazioni di carattere amministrativo può portare a risultati a mio avviso importanti. E quindi io faccio i complimenti a chi ha avuto l'idea di dare piedi e gambe a questa idea per realizzarla in concreto. Direi che abbiamo anche la fortuna di avere Luigino Sergio, che dal punto di vista tecnico e scientifico è, se direi, il massimo esponente, il massimo studioso e il massimo conoscitore di questa materia, quindi è in grado di accompagnare il percorso con la competenza che da tutti gli è riconosciuta. Questo è un ulteriore elemento che dobbiamo sfruttare tutti noi che crediamo, io per primo, in questo progetto, perché altre realtà hanno dovuto fare affidamento alla sua competenza. Noi oggi ce l'abbiamo qui e Luigino metterà insieme alla sua competenza anche la passione e l'amore che ha per la nostra terra. Grazie. Entriamo adesso nel vivo del dibattito. Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti e benvenuti. Ringrazio l'avvocato Sara Sergio, saluto le autorità, le istituzioni presenti e gli illustri relatori. Questo incontro è il secondo in ordine di tempo, in quanto un altro si è già tenuto a febbraio a Martano. Ne seguiranno altri nei diversi comuni della Decina Salentina, e ha lo scopo di divulgare le finalità del Comitato per la fusione dei comuni della Decina Salentina e il percorso che intendiamo intraprendere per sensibilizzare e informare i cittadini, le associazioni, i professionisti, gli imprenditori, gli amministratori pubblici e tutti i soggetti istituzionali della possibilità che si addivenga a una fusione dei comuni della Decina Salentina in un comune unico. Il Comitato, costituito nel novembre del 2023, è formato da docenti, professionisti, dirigenti, pubblici, imprenditori, tecnici, amministratori, ex sindaci, che hanno l'obiettivo, indicato nell'articolo 2 e 3 dello statuto, che mi perdonerete ma vorrei leggere, citare allora la lettera, di promuovere la fusione dei comuni della Decina Salentina come strumento di unificazione e salvaguardia linguistica e storico-culturale e di ottimizzazione e sviluppo politico-amministrativo. Si prefigge lo scopo di dare la parola agli abitanti della Decina Salentina sui vantaggi concreti che una città di oltre 50.000 abitanti otterrebbe in ambito regionale e nazionale. La Decina Salentina diventerebbe così il secondo comune della provincia di Lecce, aumentando in modo esponenziale il peso politico della futura città. Ciò attraverso la messa a conoscenza dei cittadini interessati dei vantaggi e degli svantaggi dell'istituto della fusione intercomunale, per il tramite di incontri pubblici, divulgazione materiale informativo fra le comunità di riferimento e di attivare raccolta di firme tra i cittadini a sostegno del processo di aggregazione comunale, interfacciandosi con enti pubblici, in particolare con la Regione Puglia. Ora, la Decina Salentina a cui si fa riferimento è la Decina Salentina storica,
cioè i 9 comuni e le 9, che sono stati individuati come minoranza linguistica dalla legge regionale numero 5 del 2012. Ora chiediamoci perché la Brescia Salentina e perché lo strumento della fusione dei comuni. Però preliminarmente rispondiamo a un'altra domanda, poniamoci un altro problema, cioè qual è oggi la dimensione minima ottimale di un ente locale? Chiediamoci se oggi l'ente locale si può ancora identificare con i classici municipi, cioè con comuni che per lo più hanno dimensioni e territori ridotti come estensione geografica e con popolazioni che nella maggior parte dei casi non supera i 5.000 abitanti. Quale dimensione territoriale oggi consente di sostenere funzioni molteplici e complesse, con efficienza ed efficacia nella gestione della cosa pubblica, razionalizzando la spesa, ma comunque fornendo servizi adeguati, ottimizzando la gestione del personale con mansioni specialistiche e settoriali, realizzando economie di scala e risolvendo le problematiche che cittadini, famiglie, imprese e associazioni pongono sempre di più all'ente locale. Tutto ciò in un contesto socio-economico che è caratterizzato da un costante calo demografico, da mobilità e smart working, da uso capillare delle tecnologie informatiche e di intelligenza artificiale. Ora, la risposta ci viene fornita intanto da un dato normativo. L'articolo 15 del testo unico degli enti locali, decreto legislativo numero 267 del 2000, vieta la istituzione di nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, salvi i casi di fusione tra più comuni. E per favorire la fusione ai comuni prevede che lo Stato, oltre ai contributi forniti alle regioni, eroghi i contributi straordinari per 10 anni. Vi sono anche altri dati. Diversi studi individuano la dimensione ottimale per un ente locale in una dimensione intermedia fra gli attuali comuni e le province, quindi con una popolazione mediamente di circa 40.000 abitanti. Nel nostro caso questo territorio potrebbe corrispondere alla dimensione geografica e demografica dei 9 comuni della Brescia Salentina, che anche secondo il testo dell'articolo 2 della legge regionale numero 5 del 2012 hanno in comune il patrimonio linguistico, storico, culturale, artistico, religioso, liturgico e folcloristico da promuovere, salvaguardare e valorizzare con iniziative tese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo dell'identità culturale. Ho letto esattamente il testo dell'articolo della legge regionale sulle minoranze linguistiche. A nostro avviso la fusione sarebbe l'evoluzione positiva e virtuosa di quel processo di aggregazione cominciato con il consorzio dei comuni della Brescia Salentina e proseguito nell'unione dei comuni, con il vantaggio però di realizzare quelle finalità e quelle funzioni che l'unione non ha realizzato e soprattutto valorizzando al massimo l'unità storica, culturale e linguistica e nel contempo ricevendo notevolissimi contributi straordinari da Stato e Regione. Ciò tuttavia si va di bene senza eliminare le specificità e le identità delle singole componenti locali, nelle quali per esempio potrebbe rimanere un municipio con un prosindaco ed uffici locali. Siamo ben consapevoli che tutte le evoluzioni e le trasformazioni non sono indolori e suscitano dubbi, perplessità e contrarietà. Gli incontri organizzati al Comitato hanno appunto lo scopo di informare, chiarire, evidenziare punti di forza e di debolezza e di preparare i cittadini, in quanto attraverso loro passa la decisione di procedere alla fusione o meno. Sono i cittadini gli attori principali, insieme alla Regione che ha potestà legislativa esclusiva in questa materia. Vale infatti in questo discorso, su questa materia dell'assetto istituzionale, il principio dell'autodeterminazione delle popolazioni locali,
già abbiamo nella Costituzione l'articolo 133,2, si prevede che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nuovi comuni o modificare le loro circoscrizioni o denominazioni. È confermato questo principio nell'articolo 15, come è stato detto prima, del decreto legislativo 267/2000, che appunto recita sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalle leggi regionali. E la legge regionale, che disciplina questa materia, è la legge regionale numero 34/2014, modificata poi dalla 32/2016, che pone l'obbligo per la Regione di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione popolare, cioè mediante referendum popolare, anche semplicemente consultivo, ma obbligatorio. Un'ultima osservazione. In questi ultimi decenni abbiamo assistito spesso a incorporazioni e fusioni di istituzioni diverse, decise dall'alto e imposte in maniera autoritativa, a volte senza alcun confronto con i cittadini, i soggetti interessati o gli utenti. Penso alla soppressione delle sedi distaccate dei tribunali, all'avviazione degli istituti comprensivi con accorpamenti in verticale, nella vecchia definizione scuola materna, elementare, media, o in orizzontale, tra comuni diversi, agli accorpamenti fra istituti superiori sottodimensionati, al passaggio dalle vecchie ASL in aziende ASL e poi nell'azienda sanitaria locale di estensione provinciale, quindi alla creazione dei distretti sociosanitari e degli ambiti, e così via, esempi ce ne sono tanti. Però queste decisioni sono state spesso dettate solo da esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica e di ottimizzazione della gestione delle risorse umane e finanziarie, con il perseguimento di economie di scala. Ora, nessuno oggi a noi ci può garantire che non avvenga qualcosa del genere per i comuni di piccole e medie dimensioni e che quindi le fusioni e accorpamenti in un prossimo futuro non vengano decisi dall'alto e senza tener conto di elementi quali l'unità storica, culturale e linguistica, e li si debba poi solo subire, mentre oggi noi possiamo essere artefici del nostro destino, proporre e decidere nel nostro interesse e non solo in un'ottica meramente contabile e aziendalistica. Vi ringrazio per l'attenzione. Avvocato Fazzi, nel suo intervento sono stati toccati, diciamo, alcuni punti fondamentali che poi diventano oggetto di tutto il percorso di fusione: dimensione ottimale dei comuni e il ruolo della cittadinanza, delle popolazioni interessate, le quali devono partecipare, e questo non è soltanto il legislatore statale a dirlo, ma è anche quello regionale, ma è anche la Costituzione, devono partecipare attivamente. Partecipano sotto forma durante gli incontri che vengono organizzati, partecipano potendo anche appunto organizzare dei comitati come quello che è stato costituito per la fusione dei comuni della Grecia Salentina, per evitare che cosa? Evitare determinate decisioni che possono essere imposte dall'alto. La fusione non può essere imposta dall'alto, è oggetto di un procedimento di partecipazione, un procedimento democratico, tanto è vero che un ruolo fondamentale è svolto proprio dal referendum consultivo che è indetto dalla Regione, il quale a che cosa serve? Serve proprio a comprendere l'intenzione delle cittadinanze a voler o meno far fondere il proprio comune con un altro comune. Cedo la parola al professor Salvatore Tommasi. Ricordo a tutti i relatori di attenersi al rispetto di 10 minuti a relazione, per evitare che chi è qui seduto a un certo punto vada via. Grazie. Grazie agli amici del Comitato per avermi voluto coinvolgere in questa manifestazione. Dirò subito che mi sono interessato, anzi appassionato, al progetto di cui sentite parlare questa sera
e così mi sono inserito anch'io nel comitato che lo promuove. Io credo che un qualsiasi progetto per proporsi, per realizzarsi, debba avere un'anima, uno stimolo capace di coinvolgere, e a mio parere questo progetto ce l'ha, o meglio può averla. È appunto di quest'anima che vi voglio parlare, con un discorso che potrei definire visionario. Ma devo fare prima una precisazione. Mi perdonerà Luigino Sergio per quanto sto per dire. Ciò che personalmente mi coinvolge e mi appassiona non è il tema, il processo in sé della fusione dei comuni. So che è un tema amministrativo attuale di grande rilievo, certo. Ciò che mi appassiona, però, è questo specifico progetto di fusione dei comuni della Grecia Salentina. O, come preferirei dire, di fondazione di una nuova città da chiamare Grecia Salentina. Insomma, fondiamo 9 comuni e fondiamo una città. Ecco una parola che proporrei al Comitato come riassuntiva e rappresentativa delle nostre intenzioni. Fondiamo o fondiamoci. Se ci fate caso, è una forma verbale che appartiene sia al verbo fondere, da cui fusione, che al verbo fondare, da cui fondazione. Noi vorremmo fare in effetti entrambe le cose. Una è funzionale all'altra. La fusione è funzionale alla fondazione. Dicevo di un discorso visionario, mi spiego. Quando diciamo visionario o di avere una visione, possiamo voler significare cose diverse. Possiamo riferirci a qualcosa di spirituale, di mistico, visione della Madonna, o di utopico, di profetico, visione di uno stato ideale, della fine del mondo, oppure addirittura a qualche cosa di patologico, visione dei fantasmi. Comunque, qualcosa che ci allontana dalla realtà concreta. Così ho fornito ai detrattori di questo progetto, in sé ambizioso e difficile, un aggettivo idoneo, visionario, appunto. Possiamo però, parlando di visione, volerci riferire anche a qualcosa di diverso, cioè a una conoscenza più vasta, più complessa delle cose, più completa, che va oltre l'immediato e guarda lontano, che collega gli elementi, che vede il presente in prospettiva, che prefigura e costruisce una realtà che si desidera e si ritiene migliore. Avere una visione significa anche tutto questo, che poi in fondo è quanto spetterebbe alla politica, anche se oggi molti suoi rappresentanti più che una visione pare abbiano davanti a sé uno specchio, perdonate la digressione. E comunque quest'ultima accezione di sguardo prospettico che do al discorso visionario di cui parlo e che mi sembra indispensabile per il nostro progetto, prima ancora della esplicitazione dei dettagli tecnici, amministrativi, economici. Mi viene in mente la storia antica. Ricordate quando si studiava la fondazione delle città? Ognuna si faceva risalire a un fondatore mitico, che ne so, Solone, Licurgo o Romolo. Ognuno di questi era in qualche modo un visionario, nel senso che aveva la visione completa, non solo fisica, della città da costruire, ma anche della sua struttura sociale, la sua costituzione. Credo che noi dobbiamo metterci in questa prospettiva, da visione complessiva, consapevole, stavolta collettivamente e democraticamente dibattuta ed elaborata, affinché il progetto che proponiamo non si svilisca a un mero rattoppo amministrativo di uffici e servizi, ma aspiri alla dignità fondativa di una nuova realtà urbana, originale e suggestiva. E allora, come primo pilastro fondativo per l'entità territoriale che andiamo a proporre, ci metterei il tema identitario. Mi fa piacere che sia stato già richiamato. Grecia Salentina, si diceva. In questo nome è racchiuso già il senso della proposta. Un richiamo al passato, alla storia e al particolarissimo patrimonio linguistico e culturale che è stato per secoli il tratto distintivo dell'area che qui ci interessa, la nostra, appunto.
Vorrei, a proposito di identità, della nostra identità, rappresentata in primo luogo dalla lingua, partire da un esempio personale. L'ho raccontato altre volte, ma gli esempi ci aiutano a capire, a comunicare i pensieri con maggiore forza. E quindi lo ripropongo. Una volta, quando ero ragazzino, nella mia famiglia si parlava il greco, e lo facevo anch'io, naturalmente. Il greco nella mia famiglia si è fermato appunto a me. Una volta, dunque, ricordo di aver chiesto a mio padre: «Adam, ya dimmi lume greca. Papà, perché parliamo in greco?» La sua risposta fu semplice, ma precisa ed esaustiva: «Gliati imesta griti». Così mi disse: «Perché siamo griti?» La lingua, come sappiamo, è uno degli elementi più importanti che definisce chi sei, a quale comunità appartieni. Nei nostri paesi, fino a 50-60 anni fa, c'era la consapevolezza diffusa e riconosciuta, che derivava appunto dall'uso della lingua, di appartenere ad una particolare, non si sapeva quanto antica né da dove provenisse, comunque particolare, diversa comunità. Nell'espressione utilizzata dai paesi vicini per indicarci gente con due lingue, c'era la percezione anche esterna che appartenevamo a una gente, una comunità diversa. I confini di tale comunità erano dati dall'uso del greco. Non esisteva un nome che la indicasse, ma esisteva di fatto e in maniera incontrovertibile la comunità greca. Comprendeva tanti piccoli paesi che non avevano tra loro alcuna struttura unitaria di tipo politico-amministrativo, né condividevano particolari interrelazioni o tradizioni, ma erano assolutamente identificabili da quell'importante elemento condiviso che testimoniava l'origine comune. Erano, in poche parole, grichi. La loro identità era chiara. Ora sappiamo bene che quella singolarissima lingua greco-salentina si va esaurendo. Si esaurisce con essa anche l'identità dei grichi. Se io ero grico, come diceva mio padre, 60 anni fa, adesso lo sono ancora o non lo sono più? E i miei figli, che non parlano di quella lingua che è stata la mia lingua materna, ma non la loro, sono grechi o non lo sono? L'identità evidenziata un tempo dalla lingua esiste ancora o non esiste più? L'identità è qualcosa che resta o la si può cancellare, abbandonare? A queste domande io risponderei così: dipende da noi. Oggi essa dipende, cioè, da una decisione volontaria e consapevole. Noi possiamo lasciare che il tempo cancelli dalla nostra memoria, come sta facendo, quell'identità e il segno, la lingua, cui i nostri antenati si sono aggrappati per rappresentarsela, oppure possiamo decidere di conservarla, di evidenziarla, di farcene vanto. Ma in quest'ultimo caso, come possiamo farlo? E soprattutto, c'è interesse, voglia, accordo nel farlo? Vi cito ancora un piccolo esempio, un fatto recente di qualche settimana fa, per rendere più concreto il discorso. Premetto che io, per quanto negli anni mi sia molto impegnato e continui a farlo, a dare valore, dignità e prospettive di sopravvivenza alla mia lingua materna, sono molto scettico circa questa possibilità. I fatti però a volte mi smentiscono. Qualche settimana fa, dunque, in occasione della Giornata Mondiale della Lingua Greca, e della concomitante giornata del greco, il Consiglio dell'Unione l'ha deliberato un paio d'anni fa, la giornata del greco. Ma chi di voi è al corrente di questa delibera? Insomma, abbiamo organizzato un incontro a Martano per raccontare il greco, per celebrarlo, testimoniarlo. Una manifestazione così, senza mezzi e senza pretese, preparata in fretta. Dove farla, vista la disponibilità? Santi Medici, una quarantina di posti? Ma sì, chi vuoi che venga? O Sala Voitila, troppo grande, però meglio attrezzata. Alla fine, per comodità organizzativa, decidiamo per quest'ultima. Per fortuna, era strapiena. Come mai? Curiosità per il greco? Interesse autentico? Sensi di colpa? O segno, anche questo,
come tanti altri che non cito, di un inconsapevole bisogno di identità. Ecco, io credo che fondere i nove comuni tradizionalmente greci e fondare la Grecia Salentina è essenzialmente una risposta a quel bisogno. Lo interpreta, si lega adesso. Mi sembra che il senso identitario dei comuni, un tempo chiaramente greco, fatica a morire, anzi recalcitra, non vuole spegnersi, cerca forme nuove per manifestarsi, per affermarsi. E credo che sia giusto, forse doveroso, assecondarlo, quel senso identitario, farcene carico in maniera chiara e decisa, includerlo nel nostro progetto, anzi, far poggiare su di esso il nostro progetto, dando a quest'ultimo la connotazione, la valenza politica che merita, nel senso più pieno e più ampio della sua accezione, cui accennavo, cioè come progettazione di un futuro collettivo che, sulla scorta di un antico retaggio, si propone in forme nuove di sviluppo e di condivisione. Apro una breve parentesi per una precisazione sempre sull'identità, perché una prevedibile e facile obiezione al progetto potrebbe dire che fondere i nostri comuni farebbe perdere l'identità di ciascuno, quella che ne so, di calimeresi, martanesi, torinesi, eccetera. Vedete, uso anche stavolta un'immagine che ho già proposto ma che funziona. L'identità per ciascuno di noi è come una specie di carciofo. Essa è formata, cioè, da tante foglie messe insieme, tante identità sovrapposte. Cominciamo a costruirla da quando nasciamo. Ne abbiamo subito una di carattere sessuale, una etnica, territoriale e poi sociale, linguistica, religiosa, successivamente culturale, professionale, politica e così via. Una non esclude l'altra, ovviamente, ma tutte contribuiscono a costituirci. Così, essere per me calimerese non esclude l'essere, che ne so, pugliese o meridionale, italiano, europeo, occidentale. Né quella identità paesana verrebbe compromessa o cancellata nel momento in cui volessimo conservare ed esaltare anche l'identità, chiamiamola così, greca, quella antica che ha contraddistinto per noi, per secoli, una comunità più vasta. Si tratterebbe quindi, come ho cercato di dire, di ricostruirla, quella identità, espressa finora dalla lingua, sotto nuova forma, concreta e visibile anche stavolta, rappresentandola in un'unica città. Ho indicato fin qui nella identità greca il primo pilastro fondativo per il progetto che abbiamo in mente, ciò da cui esso trae significato più profondo. A questo punto però ne indicherei un altro, altrettanto importante. Perché per fare un edificio non bastano le fondamenta, per quanto robuste, non basta cioè il richiamo al passato, alla storia, al patrimonio culturale comune, è necessario poi costruirlo l'edificio. E per farlo serve una progettazione collettiva, partecipata, democratica. È necessario il coinvolgimento popolare, di gruppi e di individui. Proporre la formazione di una nuova città, così particolare e pluricentrica, che sconvolge l'organizzazione attuale richiede necessariamente creatività, invenzione, innovazione e necessita di confronto, dibattito, di entusiasmo. Perciò dovremmo immaginare che il comitato promotore prolifichi e si articoli in tanti sottogruppi propositivi, uno per ogni ambito, sociale, culturale, ambientale, economico, sanitario, amministrativo, eccetera, eccetera. Come potremo rendere più razionale ed efficace, fondendoci, l'organizzazione di ogni cosa? Ci servirà il parere degli esperti di ogni settore e ci servirà pure la fantasia dei ragazzi. Bisognerà coinvolgere anche loro, consultarli, perché la nuova città si costruirà per loro e deve realizzare i loro sogni. Io credo che dovremo diventare tutti un po' visionari per proporci questa ambiziosa visione d'insieme e poi realizzarla. Non si tratta infatti di stabilire semplicemente un unico centro direzionale amministrativo, ma di costruire, forti della comune identità, una nuova comunità, di progettare un vasto territorio. Mi vengono in mente a questo proposito due particolarità molto suggestive che dovremmo impegnare la nostra fantasia progettuale. Vi accenno brevemente prima di concludere. La prima riguarda la gestione della campagna, che risulterebbe inclusa in questa unica grande città, prevalendo sui centri abitati.
una specie di enorme giardino attorno a tante piccole ville collettive. Sappiamo bene che oggi la nostra campagna costituisce la parte di territorio più in sofferenza. Avremo perciò davanti a noi un compito immane ma affascinante da affrontare insieme e contribuire a risolvere, elaborando comuni progetti di rimboschimento o incentivando colture agricole sia tradizionali che innovative o attuando, perché no, progetti di integrazione. Il compito, insomma, di trasformare una terra afflitta da tanti malati in un giardino rigoglioso. La seconda suggestiva particolarità è costituita dalla formazione di una città pluricentrica. Questo ci pone davanti a un compito preciso, fare in modo che ogni realtà, pur rimanendo fiera della propria individualità, si integri e si confronti con le altre in un reciproco arricchimento. La specificità di ognuna viene infatti valorizzata se è fruita da tutti. E d'altra parte, l'apertura e la collaborazione con i centri vicini prefigurerà per le nuove generazioni apertura e collaborazione con il mondo intero. Per concludere, tornerei un attimo al termine visionario, che ho utilizzato anche un po' ironicamente per questo discorso e per il nostro progetto, per dire che visionario non è chi chiude gli occhi di fronte al presente, specialmente quando questo ci delude o ci fa indignare, ci preoccupa o ci spaventa, ma colui che, proprio partendo dai problemi e dai limiti del presente, ci sollecita a guardare e costruire un futuro migliore e si assume il compito di alimentare la speranza. Grazie. Il Comune è costretto a tagliare i servizi. Quindi, al di sotto di una certa dimensione, l'efficienza del servizio inevitabilmente, al di là poi delle capacità degli amministratori, questi non sono in discussione, nel senso che possono esserci realtà di comuni molto grossi che amministrano male, in realtà di comuni piccoli amministrano bene, però in realtà, diciamo, il punto di vista, diciamo, che non interessa è che comunque l'essere piccolo non è per forza essere bello, ma pone dei problemi. E pone dei problemi intanto in termini di numeri, di costi, ma pone dei problemi anche in termini di gestione del territorio. Qui si scende a livello di dettaglio e si vanno a fare i confronti con la dimensione media del comune a livello provinciale, non più regionale. E anche a livello provinciale noi abbiamo una grossa fetta dei nostri comuni che sono al di sotto della dimensione media del comune provinciale, quelli, diciamo, che ricadono all'interno del bordato di nero. Io poi sono andato a fare, diciamo, l'andamento della popolazione residente, questa è dall'82 al 2023. Interessante la slide successiva, perché? Perché, diciamo, questa in realtà si concentra dal 2007 al 2023. Questi sono i 9 comuni della Grecia Salentina. E c'è una proiezione con un andamento di carattere lineare fatta fino al 2050, non mi ricordo fino a che anno l'ho fatto, 2043. 40. 40 forse, insomma, bisogna contare il numero di quadratini. E questo tipo, diciamo, di proiezione che noi stiamo, diciamo, guardando, questo tipo di slide, forse non si vede perché non sta a schermo intero, ecco perché, diciamo, ci fa comprendere che la situazione è veramente, diciamo, una situazione piuttosto, diciamo, pessimistica, nel senso la visione in realtà non è una semplice interpretazione dei dati, e tra l'altro l'andamento che abbiamo visto di carattere lineare è pure ottimistico, perché l'andamento non è così, sarà un carattere esponenziale, perché contestualmente a quello che stiamo vedendo, questa discesa, per cui popolazioni, diciamo, il comune più popoloso dovrebbe essere Martano, che passano dalla cifra di 9.500 a meno di 8.000 nel giro di poco tempo, potrebbero diventare ancora più drammatici se facciamo i conti con la distribuzione della popolazione per fascia d'età. Cioè, la fascia più alta è inevitabile, è sempre stato così, ma ultimamente se lo sta diventando sempre di più, è la fascia che non è più in età fertile. Per cui, diciamo, non soltanto facciamo meno figli, ma in realtà la popolazione diventa più anziana e quindi anche volendo non li può fare. Per cui l'andamento sarebbe sicuramente esponenziale. Il che pone un problema, al di là dei ragionamenti, diciamo, che noi facciamo sulla volontà di volerci fronte o meno, importantissimo discorso identitario, il percorso sarà inevitabile. Cioè, ci sarà un momento in cui soprattutto i comuni più piccoli non riusciranno veramente a far quadrare il bilancio. Cioè, le entrate
derivanti dalla popolazione residente, non riusciranno più a coprire i costi di gestione in comune. Il costo a chilometro di una strada, per ridarla, non è che diventa, diciamo, minore in un comune piccolo e più alto in un comune. Il costo è lo stesso. Chi contribuisce a quel costo, ovviamente, un conto che ci sia un comune molto più grosso, un conto che ci sia un comune molto più piccolo e soprattutto meno popoloso. Ed è quello che accadrà, per cui diciamo, noi ci troveremo di fronte, io sto parlando adesso dei numeri, ci troveremo di fronte a dover fare delle scelte. Questa è la stessa rappresentazione fatta in maniera diversa. Dopodiché io mi sono andato a concentrare a vedere, ma questi comuni che vogliamo fondere, al di là del discorso identitario, hanno, diciamo, un paesaggio, hanno delle problematiche comuni? In realtà, se andiamo a vedere delle slide, intanto il comune che si verrebbe a creare disterebbero i punti estremi, 18 km da un lato e, ironia della sorte, 18 km anche in diagonale dall'altro. Questo è il comune che si verrebbe a creare, lì c'è una distribuzione degli usi del suolo. Bene o male, non vedo, tranne diciamo, una concentrazione degli oliveti nella parte a nord del comune di Calimera, oliveti che ahimè non ci sono più, questo è l'uso del suolo 2011, c'è una certa omogeneità diciamo, negli utilizzi dell'uso del suolo, così come c'è una certa omogeneità diciamo, anche relativamente alle reti, ai servizi. La viabilità più o meno serve a tutti i comuni, nello stesso modo. Stessa cosa, avremmo il vantaggio di avere la ferrovia con tre stazioni all'interno del comune. E la ferrovia sul testo è un potenziale notevole. E poi diciamo è servito molto bene anche dalla rete fognante, la rete idrica. Ci sarebbe un problema sugli impianti di depurazione perché all'interno dello stesso comune i centri abitati farebbero riferimenti ad impianti diversi, ma insomma questo non sia un grande problema. Poi sono andato a vedere, diciamo che vado in fretta perché poi vorrei arrivare al dunque, sono andato a vedere l'aspetto paesaggistico. Anche qui abbiamo delle omogeneità e le disomogeneità che vedete con questi poligoni piuttosto grandi che sono i cosiddetti con i visuali derivano esclusivamente dal fatto che il comune di Corigliano, avendo di recente fatto il PUC, ha aggiornato il cono visuale e infatti è caratteristico che il cono visuale si ferma al limite amministrativo. È evidente che questo non può essere. Il cono visuale è il punto da cui si gode una veduta, no? E non è possibile che si limiti al limite amministrativo, è semplicemente un problema di aggiornamento. Quindi diciamo non ci sono neanche degli ostacoli dal punto di vista, poi questo invece è il discorso relativo agli allagamenti, e poi mi soffermerò su questo e concludo perché vorrei fare un ragionamento. Noi qui vedremo, da quello che vedremo il giorno 6 a ciò dopo, le convenienze dal punto di vista economico diretto, finanziamenti, famosi finanziamenti a 15 anni che abbiamo sentito prima, e questi sono degli ingressi diretti. Dovremmo cominciare a ragionare sui vantaggi derivanti dall'ottimizzazione dei servizi, l'ho già detto prima, ma soprattutto dall'innalzamento della qualità dei servizi. Perché dico questo? Io lavoro dall'altra parte, cioè io rappresento l'amministrazione che deve gestire il territorio, quindi sto dall'altra parte. E mi pongo nei panni degli uffici tecnici comunali e oggi all'interno di un ufficio comunale di piccole dimensioni a volte non c'è manco un tecno laureato, oppure a volte lo stesso tecnico viene prestato. Si trovano a dover rispondere a istanze che riguardano argomenti molteplici sui quali una scienza non esiste, o almeno diciamo, non è umana, non sono spesso in grado di poter rispondere. Ad esempio oggi stando all'interno di un ufficio tecnico comunale bisogna avere competenze urbanistiche, bisogna avere competenze di codice degli appalti, ma bisogna avere competenze in materia ambientale. Questa slide infatti avrà a che fare con questo. Per cui è difficile che queste possano essere concentrate in un'unica persona che tra l'altro dovrebbe dedicare solo una piccola parte del suo tempo al comune in cui sta e poi da un'altra parte. Riuscire ad esempio ad immaginare, perché l'ipotesi che puoi fare a Luigino relativamente ai conti della serva, lascia intatto il personale. Riuscire a poter immaginare di avere in un comune un ufficio tecnico che possa contare su 9 professionisti, perché di questo si tratterebbe, cioè a costo zero, nel senso senza mandare nessuno a casa, per ognuno dei quali specializzato su un argomento particolare, consentirebbe di rendere a parità di spesa servizi molto più efficienti, quindi non solo un risparmio diretto, ma anche un indiretto, ma molto più efficiente, dare delle risposte. Tra l'altro io avevo fatto delle slide, ma non è il caso, cioè farvi vedere che cosa accade a livello pianificatorio. Oggi
come si diceva prima, mi ricollego all'ultima parte del ragionamento del professore, la nuova, diciamo nuovo, ormai la legge regionale è del 2001, la legge quasi superata, la stanno riscrivendo, ma insomma il nuovo modo di pianificare non guarda più esclusivamente all'edificato come un tempo noi lo intendevamo, costruito, costruibile, per capirci le zone fino alle D, ma guarda molto alla parte anche relativa alla campagna, perché è nella campagna che ci stanno molte volte le emergenze maggiori, emergenze sia nell'eccezione positiva, cioè diciamo degli elementi da dover tutelare per poter garantire la fruibilità che ci verrà dopo di noi, ma ci stanno anche delle emergenze in termini possibili, diciamo, rischi derivanti dall'inquinamento piuttosto che dalla desertificazione, che è uno dei rischi a cui la provincia di Lecce e il territorio è particolarmente sensibile. La risposta che un comune può dare in tema di pianificazione pianificando un'area piuttosto piccola, praticamente una risposta che difficilmente su questi grandi temi potrà avere incidenza. Dare una risposta in termini invece di un'area molto più grande da pianificare, e in questo senso vorremmo già cominciare a ragionare con la pianificazione intercomunale che potrebbe essere propedeutica alla fusione, cioè non è che la pianificazione intercomunale per forza richiede la fusione, sarebbe fortemente agevolata. Io vi ho fatto vedere, diciamo, c'era quella, non so perché è andato via, ma c'era, diciamo, quella mappa, perché una delle emergenze che noi adesso stiamo affrontando, che può riguardare il territorio provinciale, a parte il discorso relativo ad esempio alla sanizzazione della falda, no? E quindi a questo pungimento incontrollato di, diciamo, di pozzi che difficilmente un comune può contenere, soprattutto su un comune piccolo, piuttosto piccolo. E quella mappa che stavamo vedendo prima è una mappa che ha a che fare con un tema di forte attualità: le energie rinnovabili, gli impianti, i mega impianti fotovoltaici, i mega impianti eolici, di cui tanto si parla, no? La risposta che un comune può avere di piccole dimensioni rispetto a una multinazionale che viene a pensare un impianto da 40 megawatt o delle pare eoliche, purtroppo è quasi proprio, c'è quasi una impossibilità a contrastare. Queste norme vanno di pari passo con i processi semplificativi che hanno innalzato i livelli di potenza che si possono effettuare attraverso passi, procedure semplificate che hanno in causa solo il comune, fino a 12 megawatt. Noi fino a ora abbiamo approvato impianti da 4 megawatt, che sono 16 campi di calcio come estensione. Immaginate che cosa significhi 12 megawatt. Ora pensate a un povero tecnico comunale, che magari, diciamo, non è manco specialista della materia perché è così, che si vede calare addosso questa roba qui. E quelle zone che vedete in rosso, secondo il decreto attualmente vigente da parte del governo italiano, che intende incentivare al massimo le energie rinnovabili, quelle sono aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici. E quindi possiamo dire che, sottraendo i centri abitati che ho tolto, quasi tutto il nostro territorio agricolo potrebbe essere invaso da impianti di energia. Io parlo di invaso perché non sono contrario, io per primo sto facendo l'impianto fotovoltaico, no? E che con questa logica di questo decreto la, diciamo, la capacità di pianificare da parte dei locali e in particolar modo dei comuni viene completamente, diciamo, bypassata. Riconoscendo queste infrastrutture come strategiche, i comuni in queste aree idonee difficilmente possono dire di no, ma proprio difficilmente. Io, quella che sta accanto invece riguarda gli impianti eolici. Metto questo per dire che immaginare di avere un comune che possa dare risposte, come vi ho già detto, sia dal punto di vista tecnico, molto più rapido perché ha una struttura tecnica adeguata, non è il piccolo comune, ma un comune di 40, diciamo, mila abitanti e oltre, quale sarebbe quello che risulterebbe dalla fusione, io penso che avrebbe anche un peso di carattere politico nella, diciamo, governare determinati tipi di decisioni. Oggi, diciamo, io me ne accorgo, stando all'interno della pubblica amministrazione, i comuni piccoli non hanno conoscenze di carattere personale, ma insomma non vengono tanto ascoltati. Per cui, voglio dire, aspirare, diciamo, a questa forma di fusione da parte dei comuni significa, come ho già detto, avere una serie di vantaggi diretti, immediati, relativamente alle risorse economiche messe in campo dal governo. Che a onore del vero, io non so se corrisponde al vero, poi il professore Sergio mi dirà, comincio a sentire delle voci per cui questa contribuzione, se dovesse mai poi divenire obbligatoria la fusione al di sotto dei 5.000, non ci sarebbe più.
in Grecia è già accaduto, qui potrebbe accadere, perché, come ho già detto, se Italia e i trasferimenti continuano con la stessa rapidità, prima o poi i comuni non chiuderanno i bilanci. Allora oggi, secondo me, è meglio governare il fenomeno piuttosto che subirlo, unirsi sulla base di fattori comuni, piuttosto che qualcun altro decida con chi devo unirmi io. Allora, diciamo, riflettere su questi argomenti. Poi ci saranno senz'altro delle problematiche, se vi riflettevo, qualcuno mi faceva notare, ma poi quando il comune diventa di 40.000 abitanti, la gestione delle strade provinciali, dei centri abitati è a carico del comune. Su questo io avrei da ridire, perché in realtà esistono sentenze del Consiglio di Stato che dicono che bisogna calcolare la dimensione di chi ci abita nel centro abitato, non la dimensione totale dei comuni. Però dice, ma esistono degli altri aspetti, c'è chi dice che c'è una perdita di identità delle tradizioni. Io non sono un esperto in sociologia, antropologia, non mi occupo di questioni filosofiche, però abbiamo delle realtà qui in provincia di Lecce, di frazioni, io cito due che conosco molto bene perché sono a Medicine, Serrano e Borgagne, che pur facendo parte dei comuni rispettivamente di Carpignano, di Melendugno, hanno perfettamente conservato le loro tradizioni, mi riferisco all'Odio della Poesia piuttosto che al Borgo in Testa, e sono tradizioni specifiche dei luoghi. La componente amministrativa, la gestione amministrativa, l'organizzazione della macchina amministrativa non influisce su, né sulle tradizioni né sulla cultura. Mi fermo qui perché, diciamo, dato aspetti tecnici in maniera chiara e semplice. Invertiamo l'ordine degli interventi e cedo la parola a Gino Sergio, perché probabilmente andrà per il suo intervento in linea con quello dell'ingegnere Moschettini, il quale aveva già accennato al rischio per i piccoli comuni, rischio che in realtà è una realtà, quello di non essere in grado di rendere i servizi in maniera efficiente alla popolazione perché si trova di fronte a una carenza di personale. Personale che ormai, diciamo, si ritrova spesso a dover lavorare in più comuni e, come aveva già accennato l'ingegnere Moschettini, non è poi in grado di avere la coscienza e la completezza della situazione che riguarda, diciamo, ogni singolo comune. Prego. Grazie, visto che l'ingegnere Moschettini si è soffermato sulla parte tecnica di questo incontro, mi muovo di conseguenza prima di passare la parola ai relatori che si muoveranno dal punto di vista dell'intervento filosofico politico. Noi parliamo di fusione ordinaria, non di fusione per incorporazione, cioè i comuni piccoli che fanno parte, entrano a far parte di un comune più grande. Ci interessa solo questa fusione, ovvero sia l'istituzione di un nuovo comune unico previa estinzione dei comuni esistenti, che avviene con legge regionale e in base alla Costituzione avviene previo ascolto delle popolazioni interessate attraverso il referendum consultivo. Sia chiaro, gli incontri servono per rendere partecipi i cittadini dei comuni interessati sui propri supporti della fusione per esprimere, quando verrà dalla regione dentro il referendum, un voto consapevole, perché cambia la struttura organizzativa e territoriale dei nostri 9 comuni. Vi sono dei fattori prodromici, preliminari, che ci spingono a parlare di fusione, altrimenti non avrebbe senso di parlare di fusione. Alcuni dei fattori sottostanti alla fusione sono questi: il calo demografico, la riduzione dei trasferimenti statali ai comuni, fabbisogni standard, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo di capire rapidamente qualcosa in più. Innanzitutto parliamo, come diceva l'ingegnere Moschettini, di comuni che distano pochi chilometri l'uno dall'altro, con una distanza media 5,7 chilometri l'uno dall'altro. Sono comuni che dal punto di vista orografico sono quasi tutti pianeggianti, abbiamo comuni in montagna o fiumi che attraversano i nostri territori,
e quindi vi è una situazione di partenza molto favorevole alla fusione di comuni. Abbiamo parlato di aspetto demografico. Noi abbiamo, ed è una questione che riguarda l'intero paese, non fatto una slide che riguarda la Grecia, un deciso calo demografico degli abitanti dei nostri comuni. A fronte di un calo demografico non abbiamo bisogno di aumento del consumo del suolo, che invece si può realizzare e si realizza anche quando uno delinea il proprio PUG. L'aspetto demografico, io l'ho evidenziato facendo un raffronto tra la popolazione, preso come base il 2010 e il 2023, comune per comune, dei 9 comuni. Calimera, siamo a Calimera, 7.281, 6.722, meno 559 abitanti. Vado rapidamente, abbiamo una popolazione complessiva, avevamo di 40.000 abitanti nel 2010, abbiamo in 9 comuni una popolazione di 35.000 abitanti, meno 5.349, pari a circa il 13% in meno. Non ho fatto, l'ho fatta, ma non ho fatto, è stata una proiezione al 2050, 2060, per cui i nostri comuni, soprattutto quelli piccoli, si chiuderanno realmente per mancanza di materia prima, cioè i cittadini, cioè gli abitanti di questo territorio. Ed è una situazione su cui riflette un amministratore attento, si parlava di visione, professore, ma non è tanto di visione, di realtà questo, di realismo, dovrebbe considerare questo dato demografico. Vedo la professoressa Ligori, la preside del nostro istituto comprensivo. Vorrei sbagliare, ma nel mio comune Martignano credo che non si formi la prima media, credo, perché ci sono solo 2 alunni. Di converso Melpignano non si forma la prima media perché mancano 2 alunni. Sono dei flash che non abbiamo, 5.000 abitanti di meno. E una delle cause è questa, vedete il salto naturale della popolazione, questo è uno spaccato che riguarda il comune di Calimera, non ho fatto lo spaccato di tutti i 9 comuni, le nascite sono queste a Calimera dal 2002 al 2022, i decessi sono questi, il salto naturale è necessariamente negativo. Ho fatto una slide più precisa, vedete a destra il salto naturale, tutto meno meno meno, nel 2020 abbiamo tra nascite e decessi meno 57 persone a Calimera, nel 2021 meno 51, nel 2022 meno 68-70 e così via dicendo. Ho fatto l'esempio di Calimera, ma lo stesso per Martano, Martignano e così via dicendo. Saldo naturale, che è un elemento importante di programmazione. Poi i comuni hanno bisogno di finanziamenti, parliamo di finanziamenti ordinari, non di finanziamenti per spese di investimento in conto capitale, cioè devo fare una strada, tengo il finanziamento, la faccio, ma se non ce l'ho il finanziamento non faccio la strada, ma a parte che devo mantenerla, ma i finanziamenti ordinari sono quelli che mi consentono di andare avanti, di pagare gli stipendi, di pagare la pubblica illuminazione. A proposito, ci sono dei comuni nel Regione Fiorentina che non pagano la pubblica illuminazione, ragione per la quale hanno chiuso in predissesto il proprio bilancio, parliamo di 700.000 euro di bolletta, con responsabilità anche personali. Dalla. Nel 2010 noi abbiamo questo tipo di finanziamento comune per comune, finanziamenti che eroga il Ministero dell'Interno annualmente e che consentono di fare a previsione il bilancio anche. 2 milioni di euro Calimera, 900 errori di Castignano, Martano, e se così via dicendo, noi abbiamo un importo di 9 milioni e 500 mila euro di finanziamento complessivo. Qui ci sono le entrate reali trovate, ma lasciamo di perdere. Vediamo il raffronto tra quello che percepiscono i comuni ordinariamente nel 2010, che è l'anno di massima contribuzione da parte del Ministero dell'Interno, e quanto percepiscono nel 2024. Voi sapete che aumenta il costo della vita, giusto? E gli stipendi dovrebbero essere indicizzati, giusto?
e quindi i contributi del Ministero ordinario dovrebbero essere aumentati, perché aumenta il costo della vita, via dicendo, ma vediamo che succede. Non c'è nessuna capacità politica qui, è soltanto i conti del Ministero che ripartisce per ogni comune il prelievo tributario. 2 milioni di euro nel 2010, 1 milione 200 e rotti nel 2024, meno 860 mila euro, meno il 41%. E il bilancio che va chiuso in pareggio, come il comune di Calimera chiude il bilancio in pareggio, con Martignano, come lo chiude? Molto semplice, come faremmo ognuno delle nostre case, o tagliando i servizi, tanto per cominciare, o aumentando i tributi. Terzo, non dato. E se noi facciamo la slide dell'aumento tributario, possiamo vedere come l'aumento tributario pro capite è altissimo, soprattutto nei comuni piccoli, fino a 5.000 abitanti, perché i comuni piccoli hanno una scala demografica ridotta e non riescono a spalmare i costi fissi proprio a causa dell'economia di scala, della mancanza di economia di scala. Vedete, 867.000 euro in un comune come Calimera, che è un comune di piccole dimensioni, diciamo, si sente moltissimo nel bilancio comunale e spesso non si riesce a più, se non artatamente, aumentando le entrate inizialmente e poi provandosi noti a quelli che comunque i conti non quadrano nei comuni. Quindi noi passiamo da 9 milioni e mezzo di euro in questi comuni nel 2010 a 6 milioni e 400 mila euro, meno 5 milioni di euro in questi anni, meno il 57, quasi 58% in meno trasferimenti ordinari, che si riverberano nelle tasche di ogni cittadino. Diciamo queste cose perché spesso gli amministratori, che non hanno anche il tempo di studiare i dati, non dicono aumento dei tributi a carico del cittadino, ogni cittadino, o taglio dei servizi. O servizi che si fanno in modo non efficace e non efficiente e non economico. Una slide importante, SOSER, che è la società per azioni del Ministero delle Finanze, partecipata anche dalla Banca d'Italia, divide i comuni ai fini del trasferimento di risorse finanziarie che vanno date non più a piedi lista ma secondo il calcolo dei cosiddetti fabbisogni standard, li divide in quattro quadranti: sopra livello virtuosi, sotto livello non virtuosi. Sopra livello sono quei comuni che spendono di più ma erogano anche servizi superiori allo standard, i virtuosi sono quelli che spendono di meno ma danno più servizi, i sotto livello sono quelli che spendono di meno ma erogano anche servizi inferiori allo standard, quelli non virtuosi sono quelli che spendono di più e danno meno servizi. Vediamo i nove comuni della Grecia come si collocano rispetto ai quattro quadranti. Io ho fatto un calcolo sulla somma delle funzioni fondamentali dei comuni. Il calcolo è differente se analizzassimo le diverse funzioni singole. Facciamo un calcolo e vediamo se c'è almeno un comune virtuoso nella nostra Grecia, cioè il comune che dà più servizi ai cittadini spendendo di meno. Questa è la sintesi, sotto livello, uno non virtuoso, risulta il tuo comune non è virtuoso, non virtuoso, Mentignano non è virtuoso, sotto livello eccetera. So se precisa bene che non è questo un giudizio politico amministrativo sulla gestione del singolo comune, ma soltanto un dato contabile rispetto alle erogazioni e trasferimenti di fabbisogno di tanti, ovvero quanto spendo rispetto ai servizi che io ero. La domanda che io mi pongo è questa: se noi fondiamo i nove comuni, vi è la possibilità, che non esiste nel concreto, che, vediamo dove sta, che ci si sposti per quanto possibile sul quadrante della virtuosità, facendo economia di scala,
facendo specializzazione dei processi amministrativi, formazione del personale e così via dicendo. È una domanda questa, senza risposta. Dal punto di vista teorico sì, dal punto di vista pratico questa è la realtà. Non c'è un comune che è virtuoso, questo lo sapevate? Proprio no. E questi sono i dati che studia il Ministero, che io vi rappresento in maniera abbastanza oggettiva. Detto che molti comuni pensano che il proprio comune sia il centro del mondo, invece il centro del mondo è il cittadino e va rispettato anche sapendo bene di cosa si tratta. Nello scopo del comitato, quello di diffondere i dati oggettivi di ogni comune per vedere se il cambiamento organizzativo va nel senso della fusione, partendo anche dall'unione di comuni, che può dare il proprio contributo, ma fino alla data, può spingere ad un efficientamento dei servizi anche dal punto di vista del risparmio. Ovviamente io ho fatto questa slide addirittura aumentando la scala, riferendola ai 12 comuni dell'unione dei comuni della Crescia Serentina. Abbiamo anche dei costi che si riducono se ci unissimo, un costo riduttivo per quanto riguarda le riduzioni, per quanto riguarda i costi della politica, dicendo, perché se si fondessero i 12 comuni della Crescia noi avremmo, ecco qui, 11 sindaci di meno, gli stipendi sono aumentati, 11 sindaci, perché basta un sindaco, avremo 109 consiglieri di meno, 109 consiglieri di meno, avremo 33 assessori di meno, avremo 153 amministratori locali di meno. Avendo questo ragionamento di fronte, noi potremmo fare anche delle scelte partendo dai minimi. È ovvio che cambia l'indice di rappresentanza, cioè ogni consigliere a questo punto rappresenterebbe un numero maggiore di consiglieri, e questo è un dato. Se i 12 comuni della Crescia si fondessero solo per i costi della politica, gli stipendi dei segretari comunali, credo che uno stipendio costi intorno ai 90.000 euro, i nuclei di valutazione delle prestazioni dirigenziali e dai premi di risultato, dovrebbe dare in maniera giusta, gli organi di divisione e così via dicendo, per queste 5 voci, sapete quanto spendono in una consigliatura in 5 anni i nostri comuni, con i servizi che sappiamo? Spendono 19 milioni di euro. Sapete quanto costerebbe un comune unico per tutte queste figure? 5 milioni e 200 mila euro. Sapete che ci sarebbe una differenza di quasi 14 milioni di euro che andrebbero a beneficio dei servizi o dell'abbassamento della pressione tributaria? È una domanda che noi poniamo, ma sono dati questi. Non sono interpretazioni degli stessi, sono dati oggettivi. È bene che ogni cittadino, che ogni contribuente, tra l'altro, sappia, e per questo siamo qui. Ovviamente, ecco quello che vi ho detto, i risparmi deriverebbero anche da tutta una serie di fattori riduttivi, ma la fusione ha anche dei vantaggi normativi, dispositivi, giuridici. Quando si parlava di patto di stabilità, comune fuso era fuori dal patto, vi è il turnover completo dei dirigenti che vanno in funzionalità, il bilancio si può approvare con comodo rispetto ai tempi del Ministero, così via dicendo. Ci potrebbe essere una sola stazione appaltante, potrebbe essere la specializzazione dei servizi, gli uffici tecnici fanno tutti la stessa cosa. E la divisione del lavoro, professore di storia e filosofia, di smitiana memoria, qualità e logistica memoria, nel comune non esiste, dove non si fa neanche formazione, dove non si fa neanche formazione. Per cui da una parte modifica dei codici dei contratti, normativa che sempre ogni secondo, e quindi vi sono comuni nella nostra zona che hanno per un permesso di costruire un rilascio medio dal punto di vista temporale di 2 anni e mezzo. E comuni della Crescia dove non è difficile trovare l'ufficio tecnico chiuso, perché non c'è il tecnico. Perché vi sono dei comuni qua di fianco a Calimere che hanno 3 dipendenti. Parliamo di fondi PNR. Chi
di prendere questi fondi. Una volta presi, chi li gestisce? La domanda è molto... Ovviamente, mi avvio a concludere, la creazione del comune unico non cambia granché nella gestione della comodità dell'espletamento dei servizi nei cittadini, perché ove lo statuto lo prevedesse possono essere istituiti in tutti i comuni estinti i municipi, cioè Calimena avrà il proprio municipio, parte dei servizi o servizi incrementati, non avrà il sindaco, non avrà la giunta, non avrà il consiglio, ma avrà anche lo sindaco, cioè il rappresentante della comunità che porterà all'attenzione del consiglio del comune fuso le proprie esigenze, se non si vuole addirittura istituire senza oneri per la finanza locale il consiglio municipale, previsto dall'articolo 16 del testo unico degli enti locali. È chiaro che cambia il sistema elettorale, oggi il sistema maggioritario, uno vince, l'altro perde per un voto, non ci sarebbe più, andremo anche al sistema elettorale differente, quindi ballottaggio, quanto comunque ai fini. Salto queste slide, ciò che ha fatto la regione, eccetera, eccetera, perché è chiaro, come diceva Sara, la fusione viene incentivata dallo Stato perché ogni comune ha un costo, il comune ci risparmia e lo Stato ci risparmia nonostante si diano degli incentivi se il comune viene espunto soprattutto questa piccola taglia democratica dal circuito politico amministrativo. La regione eroga degli incentivi a Presicce Acquarica, l'unico esempio di fusione, la regione ha erogato 500.000 euro una tanto, 156.000 euro all'anno per 5 anni, ma nella legge istitutiva del comune ha messo un articolo molto importante nel quale si recita che quel comune per i 10 anni successivi alla fusione è primo e prioritario nei finanziamenti regionali. Un bando che esce, il comune si vuole soldi, presenta il progetto, prende i soldi e va fuori gradatoria. E quel contributo, che è anche un contributo statale, non è più decennale, ma un contributo per 15 anni. Contributo che il comune ottiene senza vincolo di destinazione. Giusto, ingegnere? Vado avanti, adesso stiamo concludendo. Ecco, che cosa si avrebbe con la fusione? Riduzione della frammentazione del comune. Il Dipartimento di Scienze Economiche di Misaletto sta studiando il cosiddetto nanismo comunale, cioè l'aggravio di gestione che comporta l'essere un piccolo comune, perché non si realizzano economie di scala, perché non si razionalizza l'attività amministrativa, invece con la fusione si determina l'aumento dell'efficienza del processo di produzione. Questa credo sia la penultima, questa è importantissima, è una slide che ha fatto Sosa, oggi si chiama Sogei, per i 9 comuni della Sicilia Salentina. E Sosa ha studiato assieme ai 4 comuni, credo che siano 4, del Taviano, Raga del Liste e Melissano, ha fatto lo stesso studio, e ha detto che se i comuni della Sicilia si fondessero, si avrebbe un risparmio stimato anno di 2.101.334 euro, 52 euro pro capite, circa il 30% di IMU, sono 2 milioni l'anno. Ma, veramente, la fusione si fa attraverso referendum, non è che troviamo qualche statuto e facciamo l'unione dei comuni, come si fa? Deve essere, diciamo, preceduta dal referendum, anzi neanche dal referendum. Il testo unico dice sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale. Se la legge regionale non prevede il referendum, ma prevede, faccio un'ipotesi, giusto per drammatizzare, i segnali di fumo per la popolazione interessata, il referendum non è obbligatorio. È la Corte Costituzionale che ha sentenziato che la forma migliore per ascoltare la popolazione interessata è il referendum. È consultivo,
La regione non è vincolata all'esito referendario. Se vincono i sì potrebbe non fare la fusione, se vincono i no potrebbero farla, se vincono i sì e i no potrebbe decidere, in quanto il dominus del procedimento amministrativo è il consiglio regionale, che una volta che approva la legge regionale determina, come ho detto prima, l'estinzione dei comuni preesistenti e l'istituzione di un nuovo comune, il cui nome può essere stabilito nella legge o può essere soggetto al referendum. Noi abbiamo chiuso con la regione Calabria, a proposito di essere molti, di essere pochi, uno studio di fattibilità per fondere Cosenza, 67.000 abitanti, Rende 40.000 abitanti e Castrolibero 10.000 abitanti, un progetto regionale, a ottobre vanno a referendum. Nella scheda vi è anche il quesito come vorreste che si chiamasse il comune, Cosenza, Nuova Cosenza, Cosenza, Rende e Castrolibero. In questo caso la regione dovrebbe tener conto, quantomeno dal punto di vista politico, degli esiti referendari. Ultima slide, la dico senza slide, ma la contribuzione è solo regionale o statale? È statale. E come interviene lo Stato sui comuni della Brescia Salentina e gli altri comuni? Concedendo un contributo pari al 60% dei trasferimenti complessivi che i comuni hanno ottenuto nel 2010, fino a un massimo di 2 milioni di euro l'anno, senza vincolo di destinazione, e finora per 10 anni. Adesso comunque rimane in piedi il concetto del 60%, quota percentuale che è aumentata negli anni dal 20 al 40, dal 50 al 60, nel limite di 2 milioni di euro l'anno, quindi per 15 anni. Dunque, se la Grecia si fondesse e accaparrasse questi 22 milioni di euro per 15, quanto faccio? 30 milioni di euro? 30 milioni di euro, scansione 2 milioni di euro l'anno, che fanno comodo, perché quantomeno riusciamo a cofinanziare i programmi regionali. Perdiamo un sacco di punteggi nell'accesso ai finanziamenti, perché poi i comuni mettono una propria quota di finanziamento e perdono tutto. Cerchiamo di utilizzare questa idea. È possibile pervenire, credo che sia l'ultima serata, alla fusione comune di Salentina? Interrogativa diretta. È un percorso complicato, ma non è impossibile. Dipende dalla nostra volontà, dalla nostra visione, dal pragmatismo e dipende anche da quanto riusciamo ad informare i cittadini, che si costituiscono opportunamente il comitato del sì, ma si costituiscono anche il comitato del no, il cittadino sentirebbe le due campane, perché la fusione ha anche dei punti di debolezza, anche, chiaramente, il cittadino è opportuno che venga informato correttamente anche da parte nostra, sui pro e sui contra, perché vada a voto quando arriverà. Si arriverà in modo consapevole. Non c'è un quorum strutturale, possono andare a votare anche poche persone, non c'è un limite come in alcune leggi regionali in Sicilia non fanno poche fusioni, quando gli ha stabilito che devono andare a votare il 50% in più, li va a votare. Dovrebbero mettere questo quorum anche nelle elezioni politiche, vediamo quanti deputati eleggono in questo sistema, perché poi un'enorme donna. Non c'è un quorum strutturale, c'è un quorum funzionale. Quanti vanno a votare i 40.000 abitanti? 10.000 abitanti? Bene, di quei 10.000 abitanti, quanti hanno votato sì? 10.999, quanti hanno votato no? 9.000, vincono i sì. I sì devono vincere per legge regionale in ogni comune, perché il referendum si intenda approvato favorevolmente. Ho finito. Grazie. Ma io invece sentirei adesso ovviamente l'intervento di Luigino un po' ha racchiuso il senso di questo incontro, anche se il suo intervento ha una strategia tecnica. Io ho una mia visione che è un po' particolare, poi parlare dopo tanto del
formazione, ma comunque non mi sottraggo al compito che mi è stato offerto questa sera di dare un mio contributo all'idea della fusione dei comuni, un tema che dal mio punto di vista dovrebbe appassionare tutti, non solo diciamo, i rappresentanti delle istituzioni o i già rappresentanti delle istituzioni, ma io credo che debba coinvolgere tutti in quanto semplici cittadini. Se è vero che essere cittadini significa appartenere ad una città, ad una comunità, e questo vuol dire prendersi cura di un bene collettivo. E non lo dico perché il tema della fusione sia necessariamente quel bene collettivo da raggiungere, lo dico perché questo tema consente a ciascuno di noi di pensare, di ragionare, di immaginare, di riflettere, comprendere come raggiungere un possibile bene collettivo e soprattutto se questa idea, l'idea della fusione, possa essere uno strumento utile, una via percorribile per guardare avanti. Insomma, io considero questi momenti una bellissima forma di partecipazione democratica in un momento dello Stato, della storia in cui molti cittadini si sentono assolutamente lontani dalla politica. Ovviamente sono tanti gli aspetti e gli stimoli che sono stati dati, che sono stati affrontati. Ognuno di questi sono convinta che aggiungerà un valore in più alla nostra riflessione e ci aiuterà ad elaborare un pensiero autonomo e critico rispetto all'idea generale della fusione. Ci farà riflettere sull'aspetto economico, lo abbiamo già ascoltato, sulle risorse che potremmo attrarre, sulla dimensione territoriale ottimale, sulle competenze degli enti locali, sulla salvaguardia delle tradizioni, e tutti questi pezzi potranno essere considerati pezzi di un puzzle che come obiettivo finale avrà solo un disegno, cioè una nuova visione di territorio. Avere una visione è sicuramente una sfida della politica, di chi rappresenta le istituzioni, ma anche una sfida per i cittadini che la abitano. Anzi, io direi la più bella sfida, perché significa avere il privilegio di immaginare come potrebbe essere un paese negli anni a venire. Significa preoccuparsi di come potranno vivere in futuro i nostri figli, con quali servizi potranno migliorare la loro esistenza, con quali strategie riusciranno a rendere competitivo o attrattivo l'intero territorio. Avere una visione significa essere proiettati nel futuro, in una dimensione temporale che ci costringe a superare il presente e quindi il certo, quello che possediamo, per immaginare quello che potremmo avere, che noi non dobbiamo però considerare l'incerto, ma il possibile. Ed è proprio sul concetto del possibile legato al futuro che si snoda tutta la nostra vita, si snoda la ricerca scientifica, la ricerca tecnologica. Se noi non considerassimo il futuro come possibile, cioè come una prospettiva, noi stessi non cambieremo mai. La ricerca non farebbe mai passi avanti. Pensiamo ad esempio allo sviluppo tecnologico, all'intelligenza artificiale. Purtroppo però questo sguardo al futuro, questo sguardo al possibile, vale sempre meno in politica. Concentrata sempre sull'oggi, sui sondaggi, sui like. Ed è forse questo uno dei motivi dell'allontanamento delle persone dalla vita politica. La percezione c'è di una politica incapace di oltrepassare l'orizzonte della prossima campagna elettorale e di guidare veramente la comunità in un concreto processo di crescita. A volte mi capita di pensare che forse a tanti faccia perfino comodo lasciare sempre le cose in uno stato di immobilismo, e anzi, se qualcuno, come in questo caso, si sforza di farlo, lo si collega immediatamente al riscontro personale che potrebbe avere. E allora le domande di senso, anziché essere frutto della curiosità ed essere, per esempio, finalizzate alla conoscenza, ma cos'è la fusione? Come può essere organizzata? Quali vantaggi potrebbe dare? Davvero si potrebbero avere così tante risorse? Passano le domande dalla conoscenza alla superficialità. Anzi, di più, si abbassano al livello del pettegolezzo e diventano: ma perché lo sanno? Ma dove vogliono andare? Chissà quali interessi hanno. E in questo modo spostano non involontariamente, ma volontariamente, l'oggetto del discorso da una dimensione oggettiva, cioè quella della crescita del territorio, ad una dimensione soggettiva, cioè l'interesse di qualcuno. E paradossalmente questo secondo aspetto finisce con oscurare qualsiasi tentativo positivo e si diffonde perfino molto più rapidamente del primo. Perché ovviamente è molto più facile generare sentimenti negativi rispetto a quelli positivi, perché questa è la natura dell'uomo. È ovvio che tra le due prospettive del presente e del futuro, quello di rimanere fermi nel presente e accontentarci di quello che abbiamo,
risulta sicuramente una strada comoda, ma che però non aiuta a crescere. Soprattutto quando i pretesti per supportare l'attaccamento al presente o addirittura al passato diventano veramente banali. La processione, i santi, la buca vicino casa, il lampione. È ovvio che in una prospettiva di fusione nessuno potrà eliminare la processione, il santo, o non si preoccuperà di sistemare la buca o il lampione, come nessuno vorrà mai privare, ho perso il segno, ma lo troveremo subito, nessuno vorrà mai privare, ma lo dicevamo prima, i cittadini di ogni comune di una rappresentanza amministrativa. Quello che al contrario dovremmo cominciare a chiederci è, ad esempio, che cosa succederà in quella strada con la buca se tra 2 anni non abiterà più nessuno, se i nostri paesi cominceranno ad essere sempre più spopolati, se i bambini non nasceranno, i nostri asili nido saranno sovradimensionati, se generazioni intere continueranno ad emigrare alla ricerca di luoghi in cui vivere con servizi più adeguati oppure proprio scomparire. Tutto questo sembra non interessare a nessuno, al massimo si trasforma in qualche sporadica riflessione allarmista a cui però poi non segue alcuna proposta concreta. Io penso che parlare della fusione dei comuni significa invece ragionare su cosa siamo e su che cosa possiamo diventare. E questa è una cosa che vorrei sottolineare, non significa diminuire il potere della politica, non significa diminuire il ruolo degli amministratori locali, ma al contrario, significa aumentarlo e potenziarlo e farlo diventare veramente utile. Perché le risorse ottenute potranno veramente determinare risultati concreti, molto più della buca direi o del lampione. E informare i cittadini dei vantaggi, correggere insieme a loro gli svantaggi che pure ci possono essere e su quali magari lavorare, può fare soltanto crescere e rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità più ampia. E poi la decisione finale, come si diceva, è sempre nelle mani di ognuno di noi, nel referendum nel quale ognuno esprimerà un proprio punto di vista. Quello che si è avviato è, dal mio punto di vista, uno straordinario processo partecipativo che parte dal basso come esigenza di un territorio che vuole contare sulle proprie forze, sulle proprie intelligenze per raccontare una storia diversa, che non è quella del vittimismo, troppo spesso utilizzato per delineare una questione meridionale, ma una strada nuova che traccia sentieri sconosciuti, che vuole raggiungere una meta che altri per comodità o per pigrizia o per paura di perdere posizione, perdere potere fino a se stesso, non riescono a vedere. Una strada percorribile da tutti gli uomini e le donne pieni di coraggio, che credono che con la loro azione possono davvero cambiare le cose. E allora buon viaggio a tutti coloro che vorranno esserci. Grazie per l'intervento della propria auto, presenta l'ultimo dei relatori. Non ti presentare, no, io sento il dovere di dire qualcosa, ma veramente ho preso degli appunti, ho partecipato anche all'incontro che abbiamo fatto a Maltano. Pare anche a me che, diciamo, questo avvio è un avvio incoraggiante e positivo, che ci consente di guardare con fiducia alla strada che si è aperta. Guardiamo all'origine certamente, alla sua determinazione, alla sua competenza, e dobbiamo a lui, devo dire, incoraggiarlo anche un po' da me, se abbiamo dato vita a un percorso di buona politica, consentitemi di utilizzare questo termine vituperato in questi ultimi anni, questa offensiva contro la politica. Noi non siamo altro dalla politica, dobbiamo convincerci. Quando abbiamo pensato di fare senza la politica siamo diventati più deboli e più soli. Buona politica significa appunto, Ada l'ha ricordato poco fa, un progetto, un'anima, questo caso, la buona politica è la forza, il bene comune, gli interessi della città, non il teatrino, il tornaconto, la mercanzia, lo scambio, le prebende, eccetera, eccetera. La buona politica. Se noi purtroppo abbiamo 50% che non ha più a votare, a mio parere è la preoccupazione di chi amministra, fuori, cittadini, società civile, intellettuali, persone colte e semplici, insieme dobbiamo progettare il futuro dei nostri figli.
E questo è un percorso che punta a riattivare, a rianimare la partecipazione democratica. Questo semplicemente, io francamente non capisco quelle resistenze. Resistenze passive, e di chi magari pensa che il percorso lede, inficia, mette in discussione piccole rendite, eccetera. Intendiamoci, ho parlato anche con amministratori, con consiglieri, non c'è consapevolezza, penso che l'area della inconsapevolezza è assai vasta. E noi dobbiamo sapere che il percorso, che il progetto va avanti nella misura in cui noi allarghiamo la condivisione, la partecipazione e la conoscenza. Io penso che i consiglieri comunali, anzitutto i sindaci, dovrebbero essere alla testa di questo movimento. Parliamoci chiaro, non è una cosa che si fa contro chi e contro che cosa. Noi stiamo con la testa pensando alla cittadinanza, pensiamo di agire in buona fede, possiamo sbagliare, per dare uno strumento in più ai cittadini. È stato qui detto, non ho bisogno di tornare su questo, è stato abbondantemente detto con date, cifre, slide, che le contrade nostre sono sempre meno popolate, che i nostri uffici sono dimezzati, che i servizi sono indeboliti. Ma io lo dico anche perché, essendomi occupato nel passato, continuo ad occuparmi nelle forme possibili dello sviluppo economico, ma io quando ero sindaco, diciamo 40 anni fa, quando ero sindaco di quel piccolo centro, c'è un legame affettivo indistruttibile, come credo il procuratore generale, che con la presenza sua qui ha testimoniato un'adesione non formale a un progetto. Insieme siamo nati in quel villaggio. Ma già 40 anni fa io, da sindaco, giovane sindaco, ho sempre pensato che da soli non ce la potevamo fare, quando gli investimenti, la perimetrazione, la zona artigianale, la zona PIP, ognuno la propria zona PIP, ognuno la propria zona artigianale. Ma come si fa nella sfida contemporanea della specializzazione competitiva del sistema di impresa? Le catene del valore, come possiamo stare dentro queste catene del valore se non ci mettiamo assieme? Era già presente questo, già tanti anni fa, la consapevolezza che da soli non possiamo andare da nessuna parte. Questo è il tema è questo, da soli si va col diavolo, non si va da nessuna parte, noi dobbiamo stare assieme. E se qualcuno agita demagogicamente il tema dell'identità, venisse ad ascoltare il professor Tommasi per capire che cos'è l'identità culturale e linguistica. Il professor Tommasi è stato da tanto tempo che discutiamo anche di questo, no? La lingua non è parlata, e se la lingua non si parla molto, c'è poco da fare, è un dato oggettivo. Il professore Tommasi insiste pervicacemente, dice no, anche se non ne parlava, noi la possiamo continuare a difendere, a valorizzare, a tutelare nelle forme consentite. Però la riflessione che lui fa, io ho sempre pensato, è che quando si spezza il rapporto tra intellettuali e popolo, e lì si apre tutto. A un certo punto è una lingua parlata solo da un cenacolo di studiosi, di intellettuali, perché il popolo, le famiglie nostre hanno considerato il greco una zavorra alla modernizzazione. Questo è,
e hanno impedito la trasmissione del grigio tra una generazione e l'altra. L'hanno impedito consapevolmente per una debolezza, culturale, per subalternità culturale. Non sto qui a dire, ma perché mi interessa il tema del rapporto fra intellettuali e popolo nella vicenda nostra? Mi interessa perché questo è un tema che non può appartenere solo a noi, meritoriamente, alle elite, tra virgolette, cioè ai ceti avvertiti, colti, al centro medico riflessivo, alle persone che leggono, che si confrontano, eccetera. Noi dobbiamo, noi qui, dobbiamo fare uno sforzo a Calimera e agli altri comuni per trasmettere il senso, lo spirito, gli obiettivi del perché della fusione della città della Grecia Salentina. Il cambiamento è un modo di popolo, se non è un modo di popolo non è, dobbiamo sapere che c'è una fatica da fare, di conquistare con ragionamento, con l'intelligenza del dialogo, anche schiodando quelli che sfuggono a un confronto, a venire al confronto, perché secondo me noi stiamo sostenendo una causa giusta, una buona battaglia, e con responsabilità dobbiamo agire nei confronti delle nuove generazioni, dobbiamo essere orgogliosi di dare uno strumento in più, una dimensione in più, una dimensione culturale, civile, economica, identitaria. Io non mi nascondo che quando sento Salvatore, diciamo, ho sempre un modo, mi emoziono quando dice noi siamo grichi. È vero, c'è una cosa immateriale ed inspiegabile che sta dentro di noi. Io lo ringrazio in modo speciale perché tiene viva la fiammella. Io sono convintissimo, senza la quale conti, contabilità, numeri, non è che non hanno senso, intendiamoci, perché danno corpo, carne e sangue al progetto, però ci vuole qualcosa per cui credere, che ci motivi, che ci sposti dalle nostre case. Beh, questa è una battaglia per cui vale la pena impegnarsi. Grazie. Anche a San Crotesullo, migliori per gli interventi ricchi di spunti di riflessione, ricchi di contenuti. Ora aprirei il dibattito, essendo questo un incontro dibattito, quindi espressione di democrazia partecipata, se qualcuno di voi ha necessità, ha domande da porre ai relatori, prego. Grazie. Intanto questo devo dirvi che sono emozionato per il fatto di essere qua, non io, ma noi. Stiamo parlando di unioni di comuni, di quello che la legge prevede, di come calarci nella realtà nostra. Ma dobbiamo sempre ricordare che l'entità della Grecia Salentina è stata alla base, che i comuni della Grecia Salentina hanno creato assieme qualcosa quando ancora non c'era la legge che prevedeva la fusione dei comuni. Quindi questa tendenza ad andare insieme, a rafforzare l'identità, a farne un volano di sviluppo, c'era già da parecchio tempo. Poi si è concretizzata con delle proposte circa 40 anni fa, Luigino lo sa bene. Allora sì, abbiamo creato dei libri di sogni. Libri di sogni che sono andati alla provincia, sono andati alla regione, hanno visto coinvolto il governo greco, hanno fatto in modo che Interreg 2, il primo programma europeo che allargava i confini dai territoriali ai marittimi, ha visto come obiettivo importante lo sviluppo della Grecia Salentina. Ci hanno creduto anche a livello superiore al nostro.
Però in questi processi, vedete, si va sempre ad onde, come il mare. Ci stanno i momenti di entusiasmo che prendono tutti, poi i processi si burocratizzano un po', per cui arriva quasi in automatico qualcosa che prima si è lottato per avere. E allora anche il modo di proporre o di ripartire diventa un conteggio, come si fa spesso, con delle regalie che poi vanno divise tra i vari pretendenti. E si è un po' perduto per strada un'idea fondamentale, la progettualità, che doveva contemporaneamente coinvolgere tutti i comuni di partenza. Ed è una cosa importante, perché se non si considera sempre questo aspetto, piano piano la costruzione si sfalda, perché viene meno un po' quella intensità nella lotta iniziale, come dicevo, tutto diventa automatico e chi più riesce più ha, per cui l'idea va via. Come dicevo, tutto è nato prima che nascesse la legge. Allora, poi è venuta questa legge. È una legge importante, è una legge che può dare fiato all'economia dei nostri paesi ed è una cosa buonissima. Ma secondo me la nascita e lo sviluppo di questo processo non può mai andare avanti se non assieme al rafforzamento di quello che era lo spirito iniziale di dare peso all'identità, ma non peso soltanto come fatto di cuore, ma come fatto economico anche. La notte della Taranta, che in parte è una deformazione dello spirito originario, ma è nato in funzione di quella carica emotiva che c'era all'inizio. Se adesso parlare di Grigia Salentina non è parlare di cuore perché veniamo ascoltati, è un risultato. Se adesso c'è gente che viene nei nostri paesi a vedere cosa c'è, ad ascoltare la lingua, ma non solo, è già un risultato. Se prima non c'era nella Grigia un postoletto, adesso sono nati parecchi alberghi e tanti B&B e la gente viene sapendo che c'è qualcosa da vedere, che c'è qualcosa da ascoltare, è già un risultato. Quindi il processo va bene, andrà bene, però a patto che i due elementi fondanti stiano sempre strettamente legati. Per fare un esempio concreto, secondo me nel comitato che è nato e che come iniziativa è una cosa buona, dovrebbero esserci già da adesso i sindaci o i rappresentanti delle varie comunità, perché si riesca assieme anche per l'idea formativa. Da adesso. E sì, il referendum sarà una cosa buona, ma se avete ascoltato le parole, in pratica non serve a niente, perché poi o saremo favorevoli o contrari, se la regione per altri motivi lo decide, ce lo subiremo. Allora è meglio arrivarci assieme, discutendo assieme dei pro e contro, ma esaminando i vari aspetti. Siamo rimasti indietro con la scuola, per esempio. La scuola non deve essere a questo punto. Perché il discorso delle lingue, le lingue minoritarie in cui siamo inseriti, e poi vi dirò perché è meglio cominciare con i 9 comuni e non i 12 o altri, bene, prevedeva la dignità delle lingue e la proposizione. Noi non abbiamo la presenza delle lingue di tipo C, cioè nei curriculum, nelle materie curricolari. Noi abbiamo i ragazzi che si aggiungono, fanno qualcosa, le ore sono pochissime, non ci sono soldi di coloro che devono formarli, i metodi di formazione non è detto che siano sempre i migliori, perché come insegna Salvatore, il greco non si insegna come una lingua di un'altra nazione, si parte dal processo della conoscenza delle parole per arrivare alle regole con i metodi moderni, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcosa che è a misura della nostra dimensione. Quella cosa deve esserci, il greco, ma non la lingua soltanto, perché non basta la lingua. La lingua è solo il canovaccio a cui si avviluppano i vari elementi della nostra cultura. La lingua come fattore trainante, che porta con sé le tradizioni e tutto il resto, deve essere affrontato in maniera diversa nelle scuole, a cominciare dalla scuola che per eccellenza può essere il riferimento al greco. Il liceo classico. Non ne abbiamo neppure uno nella Grigia Salentina. Erano nate le sezioni a Martano e non ci sono più. Questo è male. Quella, almeno la sezione, deve esserci. Ma per fatti molto pratici, non solo ideali, teorici. Perché la 482, la legge di tutela delle minoranze,
prevede il finanziamento delle scuole dove il greco è una cosa seria e la formazione completa fra il greco classico e il greco, la comparazione, l'analisi, l'etimologia si possono studiare in una scuola superiore e il liceo classico è indispensabile non solo per Martano, è indispensabile per la Regia. Allora questi passi vanno fatti, vanno anche unificati gli ambiti di competenza nei riferimenti ai vari ministeri. Voglio dire, non ci vogliono due o tre GAL, ma deve essere un unico GAL, quello della Regia Salentina. L'ambito sanitario deve essere unico, quando si incontra per i rifiuti non devono essere consorzi diversi di comuni dove a pezzi c'è qualcuno della Regia. Dobbiamo dare coerenza a tutti gli aspetti della vita economica e sociale in riferimento a questo territorio. E così vanno avanti le cose. Volevo dirvi, io sono sempre molto pratico nel parlare, quindi do qualche input che poi si deciderà se deve essere accettato o meno. Una cosa che non c'entra con quello di cui stiamo parlando, ma che è strettamente legato, è che quest'anno sono 10 anni dalla scomparsa di Rocco Aprile e più o meno anche di Salvatore Scudo. Da quando abbiamo chiesto di dare la denominazione della sede della Regia Salentina a Rocco Aprile e a Salvatore Sicuro. Ci hanno risposto gli amministratori che devono passare 10 anni perché prima non si poteva, a meno di chiamarsi Berlusconi, è un altro discorso. Però i 10 anni sono passati, non ci sono più alibi. Allora, intanto diamo continuità a quello che è l'aspetto ideale e a quello che diventerà un terreno concreto di lavoro. Diamo subito la denominazione della sede della Regia a Rocco Aprile e a Salvatore Sicuro e andiamo avanti, sempre abbinando i due aspetti. Grazie, grazie. Grazie a tutti voi. Scusate, il libro dei sogni di cui parlava Salvatore è stato fatto nel 1989, non c'era ancora niente, ma è stato lo spunto che poi ha consentito di avere un progetto completo per Interreg 2 e forse ha consentito il decollo di quest'area. Il lavoro insieme è continuato con il calendario, dove hanno partecipato le associazioni di tutti i comuni, ma che non è continuato perché qualcuno dei comuni non ha coperto la sua parte e quindi oltre che lavorare gratis, poi pagarselo pure da soli, non era. Però i tentativi ci sono stati e penso che siano stati positivi. Andiamo avanti in questa direzione. Grazie. Altri interventi o possiamo salutarci qui e riaggiornarci poi al prossimo incontro? Ci aggiorniamo. Una buona serata a tutti e grazie per l'attenzione.